Eccoci di nuovo alla seconda presentazione della prossima lezione che riguarda l'impostazione. L'esercizio si chiama Sei proprio piatta e rispetto agli esercizi che di solito si fanno nel disegno dal vero, in questo caso eviteremo di disegnare la volumetria, quindi non penseremo alla prospettiva, appiattiremo la realtà e la volumetria diventerà qualcosa di secondario. Cosa faremo? Prenderemo un soggetto, come in questo caso un casco di banane, potete disegnare sia in digitale che dal vivo. Qualsiasi altro tipo di oggetto va bene, che potete trovare in cucina di uso comune, come può essere la frutta o tazze o altro, che però deve essere un po' sovrapposto. La prima cosa da fare è ci concentreremo sulla forma generale, quindi vedremo se ci sono curve, se ci sono rette. Ci concentreremo sulla forma stessa dell'oggetto senza pensare che sono una serie di oggetti insieme, ma come se fosse un unico oggetto. Quindi fate finta che l'oggetto all'improvviso diventi nero e che ogni taglio sparisca. In questo modo ci possiamo concentrare esclusivamente sulla forma generale. Possiamo farlo anche al contrario, nel senso che l'oggetto stesso o gli oggetti stessi che diventano un unico oggetto hanno una forma bianca e tutto il resto intorno diventa nero. Questa è un'ottima visualizzazione che potete operare quando disegnate dal vero anche per strada. Facendo finta, ecco che gli oggetti che voi vedete diventino completamente neri e lo sfondo bianco per riuscire a catturare la sua forma generale. Un'altra caratteristica importante di questo esercizio è iniziare a pensare all'oggetto in forme, come se fossero forme astratte, perché in realtà noi replichiamo davvero la realtà, ma ovviamente la replichiamo su un supporto bidimensionale. Quindi riuscire a visualizzare anche le varie parti di cui è composto un oggetto ci aiuta tantissimo a poterlo replicare anche successivamente nella sua volumetria.